Senti, quando hai avuto, come dire, la voglia di fare questo mestiere, e quando, insomma, è un mestiere molto rischioso ovviamente, e quando hai avuto la consapevolezza che la scelta che hai fatto era la scelta giusta? Di nuovo mi parli di progetti, cose, e non sono bravo, cioè non riesco a dire ora ho scelto bene, ancora oggi dico boh, chissà, però diciamo quando io ero ragazzina desideravo lavorare, perché c'era insomma mi sarebbe piaciuto lavorare col corpo e mi sarebbe piaciuto diventare un acrobata. Quindi studiavo ginnastica artistica, avevo proprio questa idea di chissà in un circo, insomma mi... Sul versante circense di sportivo però. Sì, 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 perché in realtà frequentava le nostre zone un piccolo circo francese ma di attori, non di, diciamo, non un circo classico, tradizionale, e mi sembrava meravigliosa la loro vita, e quindi questa era un po' la mia fissazione. E poi dopo, quando sono andata via dalla città, insomma io sono cresciuta in provincia, in Campania, vicino a una piccola città, quando poi sono andata in una grande città a studiare, facevo l'università, ho iniziato a frequentare dei corsi di teatro. E lì, per esempio, una cosa che ricordo che avevo l'esame, io studiavo medicina, avevo l'esame di istologia, che era una cosa importantissima, e la sera prima c'era stata la conclusione del corso di teatro con lo spettacolo, che era il mio primo spettacolo della vita, e mettevamo in scena Achille Campanile, quindi una cosa, anche una commedia appunto, un po' grottesca ma una commedia. Surreale, insomma, quindi ritorniamo a Troppa Grazia. E quindi ci fu questa... E io il giorno dopo avevo uno degli esami cardine, proprio fondamentali. E io ricordo che non ho dormito tutta la notte, da quanto quello spettacolino amatoriale, insomma, niente di che, mi avesse spostata, turbata, come un innamoramento, come quando l'amore ti innamori e non capisci più niente, non riesci a mangiare, non dormi. E tutto era in secondo piano, anche questo esame per il quale avevo studiato mesi. E lì mi sono detta, ah, forse ecco, mi sono innamorata di questa cosa. E quindi poi dopo ho fatto la domanda al centro sperimentale, dove tutti mi dicevano che non mi avrebbero mai presa, però io ho provato uguale, e poi mi hanno presa e da lì... Infatti avevo la curiosità di capire come è andato con l'esame di storia. Da forse un 26, sì, però ero preceduta, ma forse mi hanno mandato. Però insomma ho passato, l'esame l'ho passato. Però alla laurea di medicina non ci sarebbe. No. Vabbè, però ogni tanto mi chiamano all'università e mi dicono sei ancora in tempo perché c'è un tempo in cui gli esami rimangono bloccati e poi a un certo punto decadono, e quindi qualche anno fa ho ricevuto le ultime telefonate, sei ancora in tempo. E adesso il tempo è scaduto? Ma non lo so. Vabbè, abbiamo perso una potenziale dottoressa, ma abbiamo guadagnato un'ottima attrice, quindi siamo tutti molto contenti.